Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Mao. Già dalla copertina, già dal tratto potrete capire di chi stiamo parlando, o quantomeno come autrice. Quindi cominciamo subito col video. Sayonara. Mao di Rumiko Takahashi, la principessa del manga. Ragazzi, già dalla copertina possiamo capire che è il suo tratto, quindi i personaggi sono molto simili a un'altra opera che ben conosciamo o ad altre opere che ben conosciamo. Questa è la copertina, quindi ve la rimostro. Abbiamo bello il titolo, comunque il nome del personaggio qui sulla copertina, il nostro protagonista, uno dei due protagonisti principalmente, e invece nel retrocopertina abbiamo un altro personaggio che troveremo all'interno del primo volume. Ma andiamo con ordine. Si va a leggere quello che c'è nel retrocopertina. Questa volta non troviamo alette, troviamo semplicemente il titolo del manga e nessuna pagina a colori. Ogni tanto ci eravamo abituati a questa cosa delle prime pagine a colori, ma va bene. Quando aveva 7 anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta a un incidente stradale. Cresciuta e ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a passare sul luogo dell'accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata nell'era Taisho. Insieme a Mao, un Omiyoji incontrato sul posto, comincia quindi ad indagare per svelare il mistero che la circonda. Inizia così questo manga horror ambientato a cavallo tra il Giappone del passato e i giorni nostri, che racconta le avventure di due protagonisti legati dal destino e costretti a fronteggiare un'oscura sorte. Non mi sembra proprio niente di nuovo per quanto riguarda la Takahashi, ragazzi, sinceramente. Mi ricorda tanto un'altra opera con un protagonista con i capelli lunghi bianchi, un'altra ragazza che si catapulta nell'epoca Edo, se non erro, e vabbè, comunque sono i due legati da qualcosa che lega lei a lui. Va bene, comunque sorvoliamo un attimo su questa faccenda e andiamo a vedere invece le caratteristiche del manga che abbiamo tra le mani. Come sempre partiamo dallo stile di disegno. Ragazzi, senza pretese, è uno stile di disegno semplicissimo. Io penso sia stato questo a contraddistinguere la principessa del manga, quindi a farsi piacere da tutti i lettori. È uno stile di disegno che, per quanto riguarda almeno Mao, non c'è ricercatezza dei dettagli, le tavole sono semplici, non sono mai troppo affollate, e questo potrebbe essere una cosa positiva. Poi, per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, io mi ritrovo un po', eccolo qua ragazzi, un misto tra protagonisti di altre opere della Takahashi. Purtroppo devo dire che sono molto legato, penso, ad Inuyasha, e di conseguenza vedo questo come un manga forse di secondo barra terzo ordine per quanto riguarda questa autrice, e molto scopiazzato o autoscopiazzato all'altro. In realtà c'è anche qualche elemento di qualche altra opera della Takahashi che comunque è famosa proprio per queste opere, ma devo dire che non si discosta tanto da quello che già abbiamo visto. Vabbè, vi ho mostrato il protagonista, vi mostro la protagonista in questo caso. Stavolta ha tagliato i capelli, quindi wow, un grande cambiamento per quanto riguarda la coprotagonista. Il protagonista però ha sempre i capelli lunghi, stavolta legati, non ha le orecchie, wow, anche questo, e porta sempre una spada. Diciamo che ci sono elementi che continuano e continuano. Non vorrei dirlo, anche il bambino che segue in questo caso Mao, di là abbiamo Shippo con Inuyasha, quindi vabbè, ci sono varie cose che a mio avviso ricalcano fin troppo le opere già viste. I protagonisti, i personaggi che vediamo quindi all'interno di quest'opera sono questi due, principalmente tre per quanto riguarda la parte dei buoni, e vedremo dei mostri per quanto riguarda la parte invece dei cattivi. Parliamo sempre di un manga horror che è a cavallo tra il Giappone moderno e quello antico, e quindi di conseguenza vi ho già detto che né nello stile di disegno né nella storia troviamo qualcosa di avvincente e di nuovo. Forse questa cosa potrebbe risultare negativa agli occhi di qualcuno, quello che sto dicendo. Mi dispiace tantissimo ragazzi se tra le vostre autrici preferite c'è sicuramente la Takahashi, ma volendo essere oggettivi è come rileggendo l'ennesima cosa, un po' come già abbiamo fatto con Endless Zero per Fairy Tail. Anche qui potrei rischiare qualcuno che dice no, sono due opere completamente diverse, e invece mi sembra quasi di star leggendo Fairy Tail nello spazio. Ma queste sono cose diverse, perché adesso andiamo sempre a proseguire per quanto riguarda il discorso di Mao. Per quanto riguarda lo sviluppo della trama, ragazzi, devo dire che questa è una cosa positiva, cioè nel senso, noi ci ritroviamo a vivere questa ragazza che va da un'epoca a un'altra, che subito viene attaccata, subito c'è la storia che si fa vincente, e questo è uno dei motivi che ci porta a leggere il volume velocemente. È anche il bello
dell'intreccio che si trova tra più o meno metà volume in poi, della scoperta che dobbiamo fare poi a proposito del passato del nostro Mao, di cosa è accaduto alla ragazza nel momento dell'incidente, perché si è salvata, come mai si è salvata, cosa lega i due protagonisti, che in parte già ci viene più o meno puntellato lì, buttato lì per quanto riguarda questo primo volume, ma devo dire che questo è un lato positivo. I vari demoni, i vari mostri sono sempre belli, tanto raffigurati in maniera diversa, in maniera variegata, quindi non troveremo, almeno per quanto riguarda questo volume, nessuna ripetizione, cioè abbiamo già diverse cose e tutte interessanti, devo dire. Questa è una cosa particolare che giova a vantaggio dell'autrice, anche se abbiamo già detto che i tratti comunque anche dei mostri ricordano quelli che già abbiamo visto, ma è normale, è un tratto distintivo dell'autrice e va bene così. Poi per quanto riguarda invece il ritmo, vi ho detto, dicendovi già prima, per quanto riguarda lo sviluppo della trama, è abbastanza veloce, quindi non abbiamo ripetizioni, non abbiamo momenti morti, le cose vanno avanti, quindi noi ci ritroviamo avanti, indietro, al momento non abbiamo ben capito, così come la protagonista, qual è la differenza di tempo che intercorre tra la nostra epoca e quella in cui si ritrova lei. Lei a sua volta si ritroverà comunque tipo in un Inception, in un sogno, però non sono sogni, ma è tutta la realtà che si sovrappone una all'altra, quindi noi dovremmo cercare di capire insieme alla protagonista cosa sta succedendo, in che modo sta succedendo, quanto tempo sta trascorrendo, cosa si sta perdendo lei nella vita reale, e vabbè, quello che sta accadendo invece dall'altra parte del Giappone, o comunque in un Giappone diverso, lo stiamo vivendo nelle pagine del manga. Tiriamo un po' le somme per quest'opera. La storia risulta sì avvincente, sì veloce, si legge, quindi non possiamo dire che si resta bloccati durante il corso del volume, ma per me, che sono legato a Inuyasha, e tra l'altro sto cercando più ripetute di recuperare, non mi risulta una novità, quindi di conseguenza non la continuerò. Forse magari per qualcuno che non si è ancora avvicinato alla Takashi potrebbe farlo tramite Mao, così da poter scoprire poi a poco tutte le sue altre opere, ma per chi è già avvezzo, per chi già ha visto varie opere dell'autrice, secondo me si ritroverà solo a rileggere l'ennesima opera simile ad un'altra. Nel mio caso, ve l'ho detto, Inuyasha praticamente sembra un parallelismo, sembrano fatti identici ma in due modi, in due epoche diverse, quindi non è che cambi tanto. Questa cosa mi dispiace perché mi ero avvicinato, convinto di voler leggere questa lettura, ma ovviamente non la proseguirò per quanto riguarda il momento. Poi magari vedrò che non sono troppi numeri, vedrò che qualcosa cambierà nel corso dell'opera, mi verranno detto, dati vari consigli, e quindi potrebbe essere che la ricontinui, ma per quanto mi riguarda, ragazzi, non vale la pena prenderlo. Oh Dio, scusatemi per tutti gli amanti della Takashi, ovviamente mi avete detto più volte di dire la mia, vi dico la mia e così mi fermo. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un like, pollicione su, grazie mille a tutti per il supporto. Inoltre scrivete qui sotto nei commenti se anche voi avete letto, se non l'avete letto, se lo prenderete, se non lo prenderete, qualsiasi cosa a proposito di Mao o perché no a proposito della Takahashi, così da riscoprire o da scoprire qualcosa insieme. Inoltre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che è semplicissimo, qua sotto c'è la scritta iscriviti e il gioco è fatto. Io vedrò che il numero degli iscritti aumenta e sarò veramente felice di tutto questo, come già lo sono tra l'altro. Quindi ragazzi, vi ringrazio ancora per il supporto. Attenzione, vi aspetto sull'altro canale come Carmine Luffy 90 e sui social Carmine Luffy per quanto riguarda Instagram e Carmine Luffy Migliaro per quanto riguarda Facebook. Ragazzi, non ho nient'altro da dirvi se non salutarvi con il solito sayonara.